Buon pomeriggio a Carlo Sorrentino, professore di sociologia nei processi culturali dell'Università di Firenze. Ben trovato, professore. Buonasera e buongiorno a tutti. Allora, fase 3 dell'emergenza, maggiori libertà individuali, ma per guadagnare il completo ritorno alla normalità ci sono regole da rispettare. In queste ultime settimane si sta facendo un gran parlare, anzi si parla moltissimo di movida, con piazze e strade spesso affollate, con assembramenti di giovani e meno giovani. Però contingentare le piazze forse sembra essere l'unica strada percorribile, ma non a coprifuoco e divieti, meglio magari ricorrere a soluzioni tecnologiche ed app. Abbiamo cercato così di sintetizzare il pensiero che lei ha espresso nei giorni scorsi sul quotidiano La Nazione. Ma sì, ovviamente la cosa principale sarebbe quella di responsabilizzare le persone, i singoli, gli individui, a far capire come funziona un virus, e lo abbiamo ben sperimentato in questi mesi, quindi non è che questa flessione nel contagio voglia dire che abbiamo risolto il problema, ma questo è indubbiamente molto difficile da farlo capire, per cui bisogna insieme a questa persistere in una azione di persuasione al senso di responsabilità. Bisogna cercare un po' di contingentare il fenomeno, ma non credo che sia fattibile con azioni di polizia, diciamo così, in senso lato, ma con tecnologie un po' più moderne che abbiano una funzione di dissuasione, anche se devo dire che l'esperienza, per esempio, che ho fatto ieri al mare un po' mi scoraggia, perché non c'era assolutamente nessun distanziamento. Insomma, a me sembrava che ci fosse più confusione che negli altri anni. Non ho visto da parte di nessuno, giovani e meno giovani, genitori di bambini o di adolescenti, un minimo di attenzione, per non dire poi dai gestori dei bagni e dei locali che ho frequentato, ci fosse minimo attenzione. Del resto l'abbiamo visto a Napoli, ahimè, dispiace parlare della mia città, e peraltro un'occasione per me molto fausta come la vittoria della Coppa Italia, essendo io tifoso del Napoli, ma quelle scene erano davvero strazianti, mostravano una strafottenza, scusate il termine non proprio elegante, che noi solitamente attribuiamo ai napoletani, ma che mi sembra stiamo vedendo un po' in tutta Italia. Anche perché, professore, dovremo probabilmente convivere con cosa? Con, almeno per un po', con questa voglia di normalità, ma anche la voglia di sbracarsi derogando dalle regole di buonsenso e sanitarie. Esattamente, cioè, da una parte io lo capisco, psicologicamente è stato per noi tutti molto difficile, lo è stato per me che sono una persona di 60 anni con un adeguato senso di responsabilità. Ma ho visto che cosa è stato per i figli dei miei vicini di casa di 9 e 5 anni che sono stati costretti 3 mesi in casa. Quindi è evidente che appena gli aprivano la porta, questi scattavano a razzo fuori per le scale e si buttavano nei giardini a giocare. Ed è normale che lo faccia anche un adolescente. Però ecco, bisognerebbe cercare di comprendere la complessità della situazione. Io ho sempre detto, secondo me la fase 2 è più difficile della fase 1, innanzitutto perché viene dopo la fase 1, quindi dopo questa difficoltà, e 2 perché è anche, come dire, più ambigua anche nelle azioni di tutti i decisori. Abbiamo visto come anche il governo, che si è mosso secondo me abbastanza bene nella fase 1, meglio di tanti governi con cui pure solitamente ci confrontiamo, nella fase 2 è incominciato a vacillare di più. Abbiamo anche visto quest'altra leggerezza anche da parte di medici e scienziati nel sottolineare il virus, si è indebolito, non si è indebolito. Io capisco benissimo, e probabilmente ha ragione chi afferma che il virus si è indebolito, ovviamente lo speriamo tutti quanti questo, ma in questo momento ci sono dei messaggi che tengono un po' sotto traccia, perché possono essere equivocati, possono passare con, se mi consentite ancora un napoletanismo, scordiamoci un passato, insomma,
Scordiamoci il passato, lo dico per i non napoletani e per chi non lo sapesse, fu esattamente inventata, una canzone inventata nell'immediato dopoguerra proprio per scordare le limitazioni che un periodo così difficile inevitabilmente pongono. Ma come ho sempre detto, noi abbiamo impropriamente associato questo virus alla guerra, no? Abbiamo usato metafore appunto basate su termini proprio della guerra, di bombe, eccetera, eccetera. E per certi versi, vorrei non essere frainteso, per certi versi è anche peggio della guerra, perché la guerra a un certo punto finisce, scendiamo tutti in piazza, vincitori e sconfitti, e ci abbracciamo. E qui invece ci potremmo abbracciare, come dire, è una guerra a armistizio differito, ci potremmo abbracciare forse quando ci sarà questo vaccino, e quando questo vaccino sarà ritenuto dagli scienziati efficace. Eh sì, assolutamente, anche perché io ricordo che durante la fase più acuta, la fase 1, pensando al ritorno al mare, alla stagione estiva, addirittura si ipotizzava schermi di plexiglass tra un ombrellone e l'altro, ombrelloni distanziati con almeno 3 metri quadrati intorno all'ombrellone. Poi in effetti, come lei professore ha sottolineato, ma come avevo già visto in immagini e anche per aver toccato con mano, la situazione sulle spiagge è più caotica forse degli anni precedenti, ecco. Ma sì, devo dire che c'è stato una sorta di rilassamento da parte di tutti quanti. Ripeto, non voglio scagliare la prima pietra. Certo. 3 mesi fa con mia moglie dicevamo quest'anno a mare non ci si andrà perché comunque sarà pericoloso. Siamo al 22 giugno e già ci siamo andati 2 volte. Quindi diciamo un allentamento, diciamo, di quel senso di pericolo c'è in tutti quanti noi. Non dobbiamo esagerare, perché altrimenti, come dice lei, ci troviamo in una situazione grottesca. Siamo stati mesi a pensare al plexiglass nelle spiagge o addirittura fra i banchi. Non abbiamo fatto tornare questi ragazzi a scuola, e sono gli stessi che ieri ho visto, erano, come dire, uno addosso all'altro in un pezzettino di spiaggia a passarsi la stessa lattina di birra di bocca in bocca. Mi sembra un po' incoerente. Almeno incoerente, possiamo dirlo. Ma cosa ne pensa invece dell'app Immuni, che tra l'altro pochi italiani hanno scaricato? Ma questo credo sia dovuto a vari motivi. Innanzitutto ad una tendenza poi non così avanzata sotto il profilo tecnologico. Sì, tutti siamo rimasti a casa, abbiamo fatto smart working, abbiamo fatto lezioni di tutto tramite il computer, però considerando la nostra popolazione è per gran parte composta da anziani, non è che ci sia grandissima dimestichezza con questi mezzi. E poi ripeto, la app Immuni, come del resto anche quelle adoperate nei paesi del asiatici, richiede un uso massivo e soprattutto una grandissima onestà intellettuale. Se io sono positivo lo devo dire, perché altrimenti se incontro Massimiliano Mantiloni, se non glielo se non l'ho messa sul mio telefono, lui non saprà mai di essere venuto a contatto con positivo. E questo, voglio dire, si scontra un po' con una tendenza, non voglio dire omertosa, ma diciamo così, un po' più a non lavare i nostri panni sporchi in pubblico, ma lasciarli in famiglia. Assolutamente. Grazie al professor Carlo Sorrentino. Buon pomeriggio, professore. Buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi e a tutti, anche i colleghi che ci ascolteranno.